different space. Tempo da Lopi e ci siamo qua finalmente. Let's Jug is here at today. Siamo qua dopo tanto tempo di nostro YouTube, ragazzi. Insomma, per un mini vlog incredibile, guarda. Perché di giochi non mi va a parlare, porco! Di giochi non li voglio trattare, perché comunque io penso che la piattaforma per YouTube per i videogiochi è una cosa che fa divertire fino a un certo punto, ma alla fine lo so, essere originali, portare contenuti diversi dagli altri, ecco, e qui si fa la storia, ecco. Parlo appunto proprio di questo perché appunto ho fatto la tesina per l'esame di licenza, ecco, e quindi ho fatto un mini tutorial per YouTube, ecco, diciamo. Quindi le basi sappiamo, raga, poi bisogna farle, lì è sempre quel problema, no? Fare cose assurde, ma veramente cose assurde. Se ci sarà qualche collaborazione con gente che conosco, che mi conosce, ovviamente, che siamo in contatto, ovviamente si può fare qualcosa, no? Perché avere una collaborazione, essere in più, è molto molto più facile lavorare. Ed è così sempre, perché da soli è difficile fare contenuti, diciamo, più extra, ecco, più portare contenuti diversi, ma proprio diversi, che non sono così frequenti come portare videogiochi, Call of Duty, Battlefield. Niente, oggi è un pomeriggio veramente veramente fantastico. Finalmente c'è la pioggia, perché il caldo, madonna, ragazzi, me gira, io non ce la faccio più. Madonna car, proprio vai a mucca chi te muova, adesso questo tempo, madonna, che cazzo, c'è proprio, non si poteva più, ma qui abbiamo un casino. Comunque il tempo mi sta benissimo, perché tanto oggi ho il giorno ancora di riposo, perché ho avuto un gran torneo, ragazzi, un torneo che è durato dalle 5 di pomeriggio il sabato fino alle 3 e mezza di notte. Pensa a te, ho giocato la finale alle 2:30, ho giocato il torneo di tennis, ovviamente la finale dei perdenti, cioè quindi quello che perde all'inizio gioca gli spareggi che ha perso, no? Quindi non va in finale come che ha vinto tutte, ma la prima ha perso, poi va a giocarsi avanti le partite, no? Cazzo, non come felice questa parola, porco, vabbè. E ho giocato la finale, ho giocato la finale per la Coppa di Legno, ecco, Coppa di Legno, ci sta, dai. E ho giocato contro un gran giocatore che comunque ha tanta esperienza, veramente ha giocato molto bene, perdevo 5-1. E sembrava finita perché aveva 4 palle match, era 40-0, si giocava senza il vantaggio alla fine, quindi 40 pari, chi fa il punto vince. Me la cavo, 5-2, ha di nuovo 4 palle match, siamo già 8, me la cavo di nuovo 3 palle match, a 12, 5-5, arrivo a 6-6, ancora una palla match, poi però ho vinto, quindi ho salato 13 palle match. Se io vincerei quel torneo sarebbe storia, ma proprio storia, come la favola, come nei cartoni animati, come nei film, ma queste storie a volte sono molto 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 difficili. Comunque ero fiero, orgoglioso che ho giocato avanti, perché comunque la partita doveva finire 6-1, sarebbe finita, veramente non lo so come la sono cavata. Ogni game, raga, che me la sono cavata, ho guardato lassù, perché io dico tanto che posso ammetterlo, che il Dio mi ha aiutato un sacco, mi aiuta nell'ambito del tennis. Per me c'è solo un Dio e basta, per me c'è solo uno, non è che... Per me c'è un Dio, per me, poi le altre religioni si rispetta e basta, per io ci credo solo in uno, lassù e basta. Una forza speciale, ragazzi, una forza, perché 13 palle match, ero finito, mi ha spaccato incornata, mi ha dato una incornata fortissima, non lo so. Comunque, bel torneo, ho finito alle 3:30, sono andato molto tardi a casa. E poi ero il giorno dopo, dovevo essere già ai campi alle 10. Ovviamente ho giocato con una persona che non è una persona antica di 55 anni, per dire, ma proprio fatica enorme, cioè fare due passi è
era impossibile senza riabilitare, ma vaffanculo, va dai, no. Poi probabilmente andrò anche in ritiro, intorno inizio ad agosto, ragazzi, andrò anche io in ritiro, perché comunque bisogna andarci un po' in ritiro in Alpi, perché comunque mi farà molto bene là, c'è un clima che veramente si respira fantastico. E niente, e altro c'è poco da dire, il Pescara si segue sempre, il Pescara c'è. E niente ragazzi, questi sono i vlog si parla, ma non c'è più di tanto, non è neanche puoi parlare, cioè, che cazzo me ne frega che faccio io, per dire, che cazzo te ne frega a te, a me, quindi ragazzi, YouTube è così, YouTube portare contenuti diversi, contenuti nuovi, contenuti anche diversi che variano, però bisogna, non è facile, ma ripeto, sarebbe molto carino portare contenuti molto diversi, perché portare sempre uguali, cioè le cose uguali non fanno tanto successo, diciamo, ecco, questo è anche il vero motivo. Io lo so, cioè non è che non lo so perché, cioè lo so dove sono i problemi, che poi YouTube anche ben sappiamo come va a finire, che c'è tanta community, che tanti youtuber, ma che proprio fanno video ma giusto per farli, no? Cioè proprio è una comunità ormai troppo grande, troppo diffusa, e bisogna essere originali, bisogna portare contenuti propri, niente non è tuo, cioè questa videocamera non è mia, per dire, ma bisogna cercare di essere diversi dagli altri, ecco, questo, e non è una cosa semplice, perché insomma c'è tanta concorrenza, ragazzi, c'è tantissima concorrenza su YouTube, ma tantissima. Questo è un mini vlog, un bel vlog, comunque intorno ai 10 minuti secondo me, e niente, andiamo a editarlo e noi ci vediamo ovviamente al più presto, bella.